Grazie. La primavera è la grande stagione per seminare i semi e ecco alcuni che ho seminato in precedenza, che ho pensato di mostrarti e ho pensato di condividere con te l'intera questione dell'estirpazione dei germogli, perché so che è piuttosto complicato. Ho alcune cose diverse qui, in realtà ho della bietola rossa, della bietola arcobaleno e questa si chiama luci brillanti e potrei estirpare quelli, ma inizierò con questi. Questa è la calendula comune. Inizierò con questi perché stanno crescendo troppo verso la luce. Hanno bisogno di essere estirpati e sistemati. Quindi inizierò con quelli e ho qui il mio piccolo vassoio. E questi sono vecchi vassoi per piante da giardino e li sto solo riciclando, dandogli un risciacquo e riutilizzandoli. Sono perfetti per crescere su cose simili. Sto solo aggiungendo un po' più di terra all'interno del vaso. Sto usando un terriccio per semi. Potresti usare un terriccio per vasi, ma potresti dover togliere alcuni dei pezzi più grandi e grossolani e poi appiattirlo e dare un colpetto. Solo per sistemare tutto. Prenderò, questo è un'etichetta per piante, ma molte persone potrebbero usare un piccolo trapiantatore o una matita. Le persone usano di tutto. E io userò solo questo per tirare fuori questi piccoli germogli. Cruciale ricordare che ci sono più di 100 germogli qui dentro. Hai davvero bisogno di 100 piante di calendula per il tuo giardino? Probabilmente ne vorrai solo una dozzina. Quindi sto per tirare fuori i germogli migliori in questo vassoio di semi, i veri vincitori del pacchetto di calendula o bietola rossa, se preferisci. E sto per scavare con il mio trapiantatore ed è importante ottenere un buon pezzo di sistema radicale e fare attenzione a come si maneggiano i germogli. Puoi usare il trapiantatore solo per tenerli. Un po' di solito dovresti cercare di tenerli per le foglie del seme. Questo è un bel germoglio, guardalo. Quindi felicemente lo metterò nel mio vassoio per i semi e delicatamente lo compatterò leggermente. Amo la calendula. È una delle mie piante preferite, fioritura molto lunga, soprattutto se si tolgono i fiori appassiti. È anche un brillante attrattore per gli impollinatori e puoi effettivamente togliere tutti i petali e metterli in un'insalata se vuoi, per aggiungere un po' di colore, il che è piuttosto piacevole. È un fiore reciso davvero bello se vuoi solo tagliarne alcuni per il tavolo, allora va benissimo. È anche molto tollerante con tutti i tipi di terreni diversi. Ecco fatto. Quindi ha solo bisogno di un po' d'acqua e l'ultimo passaggio è mettere un'etichetta sull'innaffiatoio per identificarlo.